sono 2 anni che abbiamo imparato ad apprezzare la qualità di prodotti Zontes, che sono arrivati prima con le moto in realtà in Europa e poi con gli scooter, e oggi riprendo un po' in esame, perché negli ultimi 2 anni ho avuto più volte la possibilità di avvicendarmi su questi prodotti Zontes, sia per quanto riguarda il 350D, quello un po' più sportivo, che la versione è Elegant, che quest'oggi GS a moto, dealer che troverete a San Giorgio a Cremano, in via San Giorgio Vecchio, ha messo a disposizione per Starbikes, tra l'altro con delle proposte commerciali molto interessanti. Quindi vi consiglio di contattare questo dealer poco fuori Napoli, insomma, anzi quasi Napoli in realtà, San Giorgio, per andare innanzitutto a provare la gamma Zontes e farvi un'idea, se non avete ancora avuto la possibilità, ma so che in tanti stanno studiando questi prodotti perché si sono rivelati sicuramente delle valide alternative a tutto il segmento 350, 300, anche 400, che in realtà è vastissimo perché comprende tantissimi prodotti. Va bene, andiamo un po' on board di questo scooter per fare delle considerazioni dinamiche ma anche tecniche, e poi torniamo qua per delle altre considerazioni. La prima cosa che noto è proprio il comfort della seduta. Facciamo anche una piccola prova pavé per scoprire che l'anteriore finora mi ha dato tanta soddisfazione, devo dire, sul veloce, bello, affidabile, e qui copia benissimo. Posteriore un po' sostenuto, attenzione, non rigido, sostenuto, a me piace così, devo dire, che poi quando guidi e vuoi la trazione è bello averla sempre presente sotto il sedere. Ma poi quello che leggevo sul sito Zontes che riguarda la seduta, la sella, uno schiumato morbidissimo che però non ti fa affondare nella sella, devo dire. Ah, proprio i glutei avvolti. Comodissimo, con questa porzione di sella del passeggero che va diciamo a chiudersi nella parte lombare, quindi bello, l'osso sacro è messo proprio in una posizione comodissima. Ed effettivamente è un bel punto di forza per chi passa magari tanto tempo a bordo dello scooter, o anche per chi ha deciso di intraprendere un viaggio fuori porta, perché secondo me Zontes 350 in questa versione è Elegant e è assolutamente un fedele compagno per fare anche una bella vacanza, perché no? Traffico convulso, temperatura esterna altissima, ci saranno oggi a Napoli 35 gradi, non lo so, pazzesco, il primo giorno di calore pieno. E devo dire che, avendo letto e studiato le caratteristiche di questo motore, ricordiamo è monocilindrico, 349 centimetri cubi da circa 37 cavalli a 7500 giri, con una coppia di circa 33 newton metro. Devo dire, il calore che percepito zero, perché c'è un grande serbatoio e un grande impianto per quanto riguarda il raffreddamento, ma soprattutto proprio gli organi interni del motore sono stati studiati anche per dissipare molto velocemente il calore che viene prodotto da questo monocilindrico. Ma poi pensate che significa fare circa 30 km con un litro, pazzesco. Allora, plancia bellissima, sempre, ormai è diventata una caratteristica fondamentale di questi due scooter Zontes 350 D ed E, cioè quello di avere tanti comandi che all'inizio ti possono mettere un po' in crisi, perché sono davvero tanti, però una volta che hai capito serbatoio della benzina, apertura sella, poi abbiamo la Zaplex, si passa elettrico, vedi? Si abbassa, si alza, comodissimo. Tanti altri scooter più blasonati e che costano di più non ce l'hanno questa cosa, Luci diurne, manopole riscaldabili. Per quanto riguarda l'elettronica, e quanta ne volete? C'è un TFT bello grande leggibile con 4 schermate grafiche disponibili, soprattutto la possibilità di connettere il telefono e proiettare la navigazione sul TFT, quindi con la piattaforma Maps potete tranquillamente mirrorare, ormai questo è un altro termine, un verbo che è stato coniato dalle nuove generazioni, mirrorare il telefono sul TFT e seguire la navigazione
proprio da bordo scooter. Sistema di sicurezza elettronica, abbiamo il traction control che naturalmente in una giornata molto calda come oggi, con gomme CST che abbiamo, che ho toccato stamattina, devo dire che è vero la temperatura è alta, quindi già la gomma da ferma, diciamo, si vedeva che era bella morbida, adesso mi fanno stare veramente attaccati a terra, quindi traction control in questi primi chilometri di utilizzo non ho mai sentito, e ci sono state delle circostanze dove forse in altre occasioni sarebbe intervenuto. ABS su due canali, TFT che diventa buio, naturalmente non so se si vede con l'action camera la differenza, penso più di no che di sì. Comandi, guardate come sono belli, retro illuminati, un bel rosso vivo, e che ti fanno identificare subito la posizione del tasto che ti occorre, tra i quali c'è quello che inverte, non dico il riding mode, anche se probabilmente lo è un vero e proprio riding mode, e qui sulla destra c'è questo tasto eco, ecco qua, andandolo a inserire che cosa fa? Il sistema Bosch, quindi guardate che aziende sono equipaggiate su Zontes 350e, dicevo, il sistema Bosch va ad abbattere un po' tutti quelli che sono gli sprechi, i consumi elettrici che poi naturalmente influiscono anche sul consumo del carburante, per questo che poi si arriva a sfiorare i 30 km con un litro. Sì, si è puntato e si punta molto sul comfort in Zontes. Abbiamo detto che c'è Beta dietro questo costruttore a cui ha dato delle linee guida molto importanti che hanno portato poi alla finalizzazione di questo prodotto, che è arrivato soltanto nel momento in cui Zontes era convinta di presentarlo al mercato europeo. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo prima visto un bel po' di moto di questa azienda Zontes, e poi sono arrivati gli scooter anche di prepotenza, perché dopo aver sondato il terreno appunto con le motociclette, arrivando con gli scooter avevano già un po' il terreno, diciamo, fertile. Poi naturalmente con la qualità di questo prodotto sono arrivati anche i successi e le vendite. Per quanto riguarda altri dati tecnici, dobbiamo dire della frenata, che ha questa pinza radiale J1, che all'inizio lo scooter evidente è nuovo, quello che mi è stato proposto, proprio 0 km. Ci ho messo un po' all'inizio, insomma, per fargli fare faccia pastiglia freno, poi pian piano la frenata è arrivata bella potente ed è anche modulabile. Quello che però continua a colpirmi di questi veicoli è la cura dei dettagli. Per esempio lo scooter arriva proprio con questi paramani, poi ci sono questi specchietti molto ben realizzati, anche il vetro, lo specchio proprio, insomma, non lo so, l'ho trovato di una qualità superiore, perché vedi anche il dettaglio, è proprio la qualità dello specchio, non lo so, che mi ha colpito, perché cambiando tra veicoli e veicoli mi è saltata all'occhio la differenza, bah, che ha questo specchio, magari è una sciocchezza, nessuno ci fa caso, però insomma io l'ho notata. Proviamo a svincolare dal traffico rispetto al 350D, probabilmente, anzi evidentemente è più ingombrante, un po' più largo, anche se poi più o meno le guide ciclistiche si somigliano, però come vedete si riesce, anche se non è molto convulso qui il traffico, a svincolare tra le macchine in coda. Con il ride di sport, per cercare qualche curva, naturalmente siamo in città, non è che possiamo esagerare più di tanto, però lo vedo molto sciolto, Zontes 350e, facilissimo proprio da guidare anche in queste circostanze. Siamo in salita, il motore c'è, è presente, lo sto sfruttando a metà delle sue possibilità, anche se stamattina è un bel allungo, sono arrivato a 160, quindi c'è anche una bella velocità di punta, naturalmente non è che puoi stare a quella velocità, però sul tratto autostradale che ho preso stamattina ci sono arrivato in un attimo, poi sono tornato a quella codice, e devo dire che lì veramente è terreno perfetto per questo scooter, ti fa stare a 130 all'ora senza problemi, senza una vibrazione. Poi in città, come avete visto, si è dimostrato altrettanto valido, comodo, soprattutto comodo in questa doppia posizione dei piedi che ho, posso anche metterli, vedi, un po' più avanti per
stare proprio in modalità viaggio, ma poi in città le tengo un po' più in posizione verticale le gambe per arrivare subito al suolo, grazie anche all'altezza della sella molto contenuta, devo dire. È molto interessante il bilanciamento che ha, riesco a stare a volte nel traffico quasi fermo senza appoggiare i piedi a terra, giocando leggermente col manubrio che tra l'altro si può regolare, e questo ci fa capire come è stata studiata la distribuzione dei pesi, che ha voluto uno scooter estremamente equilibrato che non mettesse in crisi anche negli spostamenti da fermo, perché no, il proprietario, anche perché il peso è di 193 kg, quindi se vogliamo con questa mole che sembra grossa ma in realtà poi guidandola con bare centro basso scopri insomma di avere uno scooter comunque estremamente agile all'occorrenza. Freno a mano, eccolo qua, utilissimo, vedi? Quando parcheggi in queste situazioni di controvendenza ti devi fermare un attimo, freno a mano con la leva posteriore e poi scendere dal veicolo. Due prese USB in uno dei due cassetti enormi che troviamo sulla plancia, forse anche un po' più grandi rispetto alla versione D, perché qui abbiamo sicuramente un cockpit anteriore più imponente, più grande, più largo. Questo dà la possibilità, come ho detto anche on board, di essere protetti dal freddo d'inverno ma anche dalla pioggia. Facile e divertente da utilizzare anche in città. Bari centro basso, arrivi subito con i piedi al suolo ed è anche egli agile nei cambi di direzione, nelle curve, assorbe benissimo tutto pavé, San Pietrini, al posteriore forse un po' più sostenuto, ma quello serve poi quando sulla lunga percorrenza o nella guida più sportiva ti serve la trazione. Ma si vedono tanti altri dettagli curati, per esempio lo scarico, guardate com'è ben sagomata questa cover che lo va a proteggere e a proteggerci dal calore del terminale. La parte posteriore con questo incavo qui probabilmente c'è la possibilità di mettere un rinforzo per alloggiare la piastra per un baule, poi maniglioni enormi che il passeggero troverà subito come aggrapparsi e potrà farlo in varie posizioni, perché vedete come è lungo e ben sagomato. Insomma, c'è tanto di pensiero europeo sicuramente che è stato portato all'esperienza Zontes per realizzare poi un veicolo, in questo caso il più completo secondo me, perché se parliamo ancora una volta della versione D, quello più sportivo, ci sono alcune cose che magari non troviamo. Qui invece c'è tutto quello che serve per avere davvero uno scooter totale che ci consente di fare proprio tutto. Allora, il motore è sempre progressivo, c'è un piccolo vuoto quando si arriva più o meno ai 5.000 giri, ma una cosa impercettibile che io magari faccio abitudine perché le provo tanti di motori, mi piace studiare proprio l'utilizzo, più sale il contagiri, e qua è abbastanza preciso. Sui veicoli cinesi abbiamo visto che c'è un ritardo alle volte del motore che gira e del contagiri che sale, qui è abbastanza preciso e ho notato questo piccolo gap, ma insomma non penso che in tanti se ne accorgeranno. Poi per il resto insomma è bello presente, abbiamo raggiunto anche picchi di velocità interessanti fuori codice, ma cercate di non farlo anche perché non serve, perché qui c'è tutto sotto, tutto abbastanza lineare quando serve ai bassi, è lì che poi si lavora soprattutto in città, però come detto si stende bene e ci propone comunque un bel range di utilizzo. Quando siete in autostrada siete comodi, non c'è vibrazione, l'ho detto credo nell'onboard, e questo ci dà la possibilità come detto di spostarci anche su lunghe percorrenze. Bene, siamo quasi in conclusione, voglio anche ringraziare prima di passare ai saluti finali CGM Italy, che ci ha concesso un po' di prodotti CGM della sua gamma 2024. Questo è uno splendido 160, molto confortevole. Devo dire che i prodotti CGM hanno raggiunto un livello di qualità notevole, doppio visierino, anche parasole, e soprattutto il comfort all'interno con delle imbottiture molto confortevoli che sono tra l'altro lavabili. Bene, complimenti a CGM e anche ai presetari, insomma funziona tutto benissimo. Ringrazio anche Macna per l'abbigliamento tecnico, Steel Martin, tra poco avremo anche calzature forma da provare. In conclusione, sperando di aver detto tutto ciò che serve, credo proprio di sì, riguardo a Zontes 350 e
c'è da ringraziare e salutare il nostro dealer di riferimento GSA Moto, via San Giorgio Vecchio a San Giorgio a Cremano. C'è l'offerta dei 5.200 euro su 350 e con l'immatricolazione compresa e l'antifurto meccanico EasyBlock. Soltanto lui costa un bel po', quindi davvero c'è da prendere in considerazione questa offerta che soltanto GSA Moto sta dando in questo periodo dell'anno. Approfittatene. Se poi avete altre cose che volete chiederci, potete farlo tranquillamente scrivendo sotto a questa clip. Se siete su YouTube, magari dopo che vi siete iscritti anche al canale e aver messo un like, è cosa gradita. Altrimenti, se state seguendo Starbikers su canale 8, potete seguire gli altri contenuti, insomma, di Starbikers attraverso il nostro sito, starbikers.it, dove poi ci sono anche i riferimenti social, Facebook, Instagram, insomma, non potete non trovarci perché ormai siamo ovunque, circa 24 anni, non male. Va bene, è tutto, grazie a Zontes, grazie a GSA Moto, vi aspetto al prossimo test e buona moto, anzi in questo caso, buon scooter a tutti voi.